Al netto dell'anticipo di Recanati, nel quale sarà impegnata la Vastese, il turno numero 12 del campionato di Serie D non prevede scontri tra abruzzesi, ma sfide delicate in alto e in basso in graduatoria. Peraltro, all'interno di una finestra di mercato che potrebbe regalare colpi di scena e rimescolare gerarchie che si stavano consolidando. E a proposito di mercato, dopo la vittoria nel recupero di mercoledì col Matese, un notaresco incerottato va sul campo del Tolentino per cercare di fare bottino pieno lì dove è riuscito a fare il blitz solamente il Vasto Girardi lo scorso 24 ottobre. Per il resto, percorso netto per i cremisi tra le mura amiche. Dall'altra parte, formazione quasi obbligata, specie a centrocampo per Epifani, che ha salutato due big come Massimo Loviso e Lorenzo Marchionni e che non avrà per squalifica Massetti, 3 giornate, e Pesce, 1 giornata. In più, sarà out Scimia, uscito anzitempo mercoledì. Dunque, in mezzo al campo, Bruno con Blando e Massarotti. Davanti Maio e Valenti, mentre per il ruolo di terzo d'attacco, probabile conferma per il giovane Bana, in mancanza di alternative e aspettando che il mercato porti il sostituto. La buona notizia è il recupero pieno in difesa di Ivan Speranza. L'occasione è comunque di quelle importanti per tenere il passo delle prime. Sicuramente cresceremo anche di condizione, perché poi la partita aiuta anche a crescere di condizione, perché poi in questo periodo non ci possiamo allenare facendo le settimane complete, e quindi questo è un danno, però ci dobbiamo allenare giocando, cercando di tenere botta fino alla sosta di Natale e poi rimettere a benzina per il giorno di ritorno. Altra trasferta abruzzese per il Matese, che dopo il Savini mercoledì va a far visita al Pineto, 2 lunghezze dietro il notaresco, ma con una gara in più, e che deve riprendere una marcia che ha subito un rallentamento evidente. 2 pareggi e 1 sconfitta sono un bottino decisamente insoddisfacente e l'opportunità a cui Campani deve riconsegnare a Marco Pomante il Pineto brillante visto in alcune gare di questo inizio torneo. Un Pineto molto aggressivo, un Pineto voglioso di riscattare le ultime 3 prestazioni. Un Pineto consapevole che nelle ultime 3 partite non ha raccimolato tantissimi punti. Un Pineto voglioso di tornare alla vittoria. Ah no, questo non lo so, è normale che adesso ci siano tante partite ravvicinate, però adesso il mio pensiero è la partita col Matese. Dobbiamo avere l'obiettivo di puntare alla vittoria. Il nostro obiettivo è quello sempre di cercare il massimo, perché ci teniamo, perché i ragazzi si allenano sempre al massimo durante la settimana. Sono vogliosi di, come ho detto prima, di tornare alla vittoria, perché ce lo meritiamo noi e ce lo merita anche la società. Anche qui possibili movimenti di mercato. Biancazzurri alla ricerca di un difensore che possa riportare Paoli a centrocampo, mentre davanti le voci di addio e partenza per il momento sono potenziali. Minnozzi non si muove, la permanenza di Minincleri invece è decisamente più a rischio. In arrivo ci sarebbe Stefano D'Agostino. Il fantasista della Cinzia Albalonga sarebbe in procinto di tornare in Abruzzo, dopo la fugace esperienza a Teramo tra il luglio e l'agosto 2015. Cerotti in difesa per Guido Di Fabio, col Castelnuovo che fa visita alla San Benedettese. Il tecnico nero-verde dietro deve inventare la zona centrale, perché Casimirri non recupera e Orlando, che ha saltato l'allenamento di ieri, è a forte rischio forfè. In mezzo al campo mancherà lo squalificato Corticchia, e allora con Alfieri, certo di una maglia da titolare, e ballottaggio tra Marianeschi e Prestiani. Col primo più esperienza, col secondo maggiore profondità e attacco alla porta. Sarà fuori causa l'argentino Bolò e al suo posto, a destra dei 3 d'attacco, uno tra Morelli, Favorito, e Modugno, con Emile e D'Egidio, che dovranno ispirare la vena realizzativa di Ripa. E per provare a cambiare marcia rispetto ad un avvio deludente in fatto di punti. La San Benedettese è invece in piena trasformazione. Addio a Travaglini e soprattutto ad Ettore Mendicino. Innesto di qualità in mezzo al campo con Mattia Frulla. L'ultimo arrivo è l'under Marzio Pica, il difensore centrale, ex Primavera della Lazio, ha rescisso il contratto che lo legava alla Paganese ed è a disposizione di mister Antonioli. Alla ricerca di una punta va il Chieti, che a Montegiorgio deve fare assolutamente risultato pieno. La squadra di Rucarelli sarà senza Aquilanti in difesa, infortunato, e Accammadu squalificato, e dovrà dare fondo a tutte le proprie energie per dare fiato ad una classifica asfittica e con un reparto avanzato a secco da oltre 300 minuti. Una vittoria scaccerebbe anche i fantasmi che aleggiano sulla panchina di Lucarelli ed è per questo che sono quasi obbligati i 3 punti. Infine il Nereto, che a proposito di mercato ha tesserato 2 centrocampisti. Si tratta dell'argentino Lautaro Jara e di Antonio Montano. Il primo aggiunge esperienza nel reparto nevralgico di Leonardo Bitetto, che attende l'arrivo anche di un attaccante.
L'impegno interno di domani col Porto d'Ascoli però è tutt'altro che abbordabile, ma i vibratiani, specie nelle occasioni interne, devono cercare di mettere fieno in cascina per darsi una possibilità di recupero. Non sarà semplice, ma i marchigiani hanno perso un po' dell'abbrivio che avevano avuto nelle prime giornate di torneo. Con un successo, il Nereto potrebbe ridare slancio ad una rincorsa alla salvezza, per nulla semplice.